Allora, queste opere che vedete oggi, guardiamo questa e direi quella lì che secondo me merita molto. Non riusciamo a far tutto oggi, perché ci vorrebbero 2 giorni. Oggi vi faccio vedere qualcosa. Qui siamo, è un posto particolare perché in qualche modo è il testamento artistico di Giovanni Paolo Lomazzo, che è anche questo pittore poco conosciuto, perché dopo queste 2 opere, pur essendo ancora in età, aveva meno, poco più di 50 anni, comunque ha vissuto ancora 10 anni, ma dopo è diventato cieco per una malattia. Voi, per una persona normale, diventare cieca, vi potete immaginare che shock è oggi, che esistono tutta una serie di vantaggi. Immaginatevi che shock fosse nel 500, quando c'era la scienza medica era quello che era. Immaginatevi cos'è per un pittore diventare cieco. Cioè, la sua vita è... Nonostante ciò, e questo ci rivela qualcosa del personaggio, lui è andato avanti e ha colto l'occasione della cecità per curare i suoi scritti. Lomazzo è un pittore del periodo chiamato manierismo, che viene visto un po' da chi è un po' fuori come il periodo dove, essendo passati Leonardo, Raffaello, Michelangelo, cioè i grandi del Rinascimento, un po' visto come il periodo in cui si copiano quelli lì, tanto più di quello non si riesce a fare, e allora quelli che sono arrivati dopo si sono messi a fare le fotocopie. In realtà, se uno va a informarsi, chi è venuto dopo, è vero che guardando i suoi quadri non sembrano di primo acchito così diversi da quelli precedenti rispetto a come quelli di Leonardo erano prima, rispetto a quelli prima, ma andando a vedere si vede che erano persone molto colte, gli artisti che sono venuti dopo e molto consapevoli. Lomazzo ha scritto un trattato sulla storia dell'arte che sostanzialmente è secondo a quello del Vasari ed è stato utilizzatissimo, è stato utilizzato parecchio nei secoli, quindi era una persona che conosceva molto bene il suo lavoro, conosceva molto bene la prospettiva e aveva fatto delle grandi ricerche sul colore, come poi potete vedere nella gloria angelica che c'è lì. Non è molto carina con gli assi. Ok, e così sapete chi è Lomazzo, che è nato nel 1538, morto nel 1592 dopo 9 anni di agonia. Ha avuto una vita. Era, peraltro, oltre a essere un pittore, ve lo segnalo, faceva parte di un'accademia, una specie di accademia scherzosa in cui si facevano. Lui scriveva poesie in ticinese. Cioè, era un personaggio straordinario. Quando nell'evento c'è il suo autoritratto, da cui si capisce quanto fosse mezzo matto, aveva anche il vestito da abate di questa accademia strana di artisti di allora.